Il problema è ormai non è più un problema, è un tormentone. Sono 3 anni, 4 anni ormai che si assiste a questo turbinio di voci, di raccomandazioni, di tranquillizzazioni che riguardano la Fondazione Campanella. È una situazione grave, indubbiamente, perché riguarda posti di lavoro, riguarda una struttura sanitaria avanzata, riguarda un sacco di investimenti pubblici nel settore della sanità, ma è anche una situazione kafkiana che ormai non si può sopportare più. Perché? Perché ha fatto le fortune politiche di un certo centrodestra, di alcuni personaggi del centrodestra, e poi ha creato delle amnesie improvvise nell'ambito del centrosinistra. Non dimentichiamo che chi ha cavalcato le vicende della Campanella è stato poi primo eletto in consiglio comunale a Catanzaro, oggi siede nei banchi della minoranza al consiglio regionale della Calabria. I 5 Stelle si occupano della Campanella e dicono una amara verità, va riconosciuto, cioè siamo ancora a una presa per i fondelli ed è grave il fatto che questa volta l'inganno arrivi direttamente dal ministro della Sanità Beatrice Lorenzin. La Lorenzin sa bene che non possono essere salvate le realtà occupazionali della Campanella, non può essere salvata la Campanella se non si mette un po' di ordine rispetto alla sanità calabrese. La Lorenzin sa benissimo che non possono coesistere nell'ambito di 500 metri, tanta è la distanza che corre a Germaneto tra la sede della Campanella e la sede dell'università, perché ci sono dei fondi che tuttora, nonostante non ci siano più obblighi da parte della regione, vengono dirottati verso la Mater Domini e che quindi si sovrappongono ai finanziamenti della Campanella. Adesso su tutto questo sta anche calando una coltre di così, non tanto diciamo di silenzio, perché magari, ma sta calando una forte coltre, una fitta coltre di mistificazioni, perché si sta soltanto cercando di vedere il cerino in quali mani andrà a spegnersi. Noi ci auguriamo che la Regione Calabria non si presti a questo gioco, ma è ora che ai 180 dipendenti della Fondazione Campanella si dica la verità. E il ministro Lorenzin si avvia a dire l'ennesima bugia.